pensieri sul futuro, cioè la tendenza a occuparsi prima che le cose accadano, e cioè le preoccupazioni, e che possono sfociare proprio in paura, ansia, attacchi di panico in certe persone, e pensieri sul passato, cioè la tendenza a occuparsi dopo, che le cose sono ormai accadute, ormai passate, e quindi nostalgia, rimpianti, sensi di colpa. Insomma, il pensiero sul passato di volte sfocia proprio in un abbattimento o in vere e proprie depressioni. Se questi pensieri occupano troppo spazio vitale, cioè troppo tempo durante la propria giornata, ne resta poco per la vita vera, che non è né occuparsi prima né occuparsi dopo, ma è occuparsi ora, cioè occuparsi di ciò che sta accadendo qui e ora, perché la vita si riesce a realizzare solo nel silenzio dei pensieri e nella presenza mentale, cioè nel qui e ora, quando siamo completamente qui e ora presenti. Certo, i pensieri nella giusta misura sono anche vantaggiosi, positivi, quando per esempio ci permettono di programmare, di progettare, di prevedere come certi pensieri sul futuro, sono vantaggiosi anche quando ci permettono di imparare dall'esperienza fatta in passato, per evitare di commettere gli stessi errori del passato, come certi pensieri sul passato. Ma se questi pensieri diventano, sia sul passato che sul futuro, diventano troppi, cioè occupano troppo spazio vitale, come accade a molte persone in questo modello di società, questi pensieri diventano svantaggiosi, negativi, controproducenti, a volte patogeni, e cioè che significa possono facilitare psicopatologie come ansia, attacchi di panico o anche depressione. Ma da cosa dipende questa tendenza a pensare troppo? Perché accade questo? Perché nell'essere umano, a differenza degli altri animali, durante l'evoluzione si è determinato, col passare degli anni, uno sviluppo della corteccia cerebrale, cioè la parte più esterna del cervello, che è aumentata di volume in misura maggiore rispetto alle zone sottocorticali, quelle più profonde del cervello, più lungo ponte. Cervelletto. Questo sviluppo della parte esterna del cervello, della corteccia, ha aumentato l'intelligenza, la capacità di pensare e di ragionare. Di conseguenza c'è stato un aumento del benessere, ma un miglioramento della qualità della vita rispetto agli altri animali. Ma questo miglioramento è avvenuto fino ad un certo punto di questo sviluppo della corteccia, perché quando questo sviluppo della corteccia ha superato un certo limite, è diventato controproducente in quanto l'attività della corteccia ha finito per prevalere, per soffocare l'attività delle zone profonde del cervello, quelle sottocorticali. E come conseguenza l'essere umano ha cominciato a pensare troppo, tanto da non riuscire più a sentire il proprio corpo, le proprie sensazioni, i propri sentimenti, emozioni e anche esigenze profonde. Insomma, l'essere umano ha finito per preoccuparsi eccessivamente, a volte senza motivo, tanto da complicargli la vita, da peggiorare la qualità della sua vita, infatti oggi la qualità della vita di molti esseri umani è diventata peggiore di molti animali, la maggior parte degli animali. Molte persone oggi passano più tempo a pensare che a vivere durante la giornata. Non riescono più a sentire il proprio corpo, le proprie esigenze, la propria natura profonda, e di conseguenza sono in aumento tutte le psicopatologie neurotiche, depressive, tassi di suicidio e anche molte malattie psichiatriche. Per questo che in ogni parte del mondo, già da migliaia di anni, sono sorte delle pratiche per cercare di limitare questa iperattività della corteccia, cioè questa tendenza dell'uomo a pensare troppo. Pratiche che hanno preso vari nomi a seconda delle varie culture, in Oriente,
che sono nomi di meditazione, yoga, zazen, in Occidente, tra il mutogeno, fino al sacro defrazionato, fino alle più moderne mindfulness, tutti hanno comunque in comune un obiettivo: riuscire a non pensare, o quantomeno a ridimensionare, a non andare troppo con la mente nel passato, nel futuro, ma rimanere qui e ora più a lungo possibile, con la consapevolezza che la vita non è, che la vita è solo qui e ora. Se non siamo qui e ora, non viviamo. E non c'è proprio se non pensi che pensi sul passato, sul futuro. Riferimento alla vostra esperienza quotidiana, è evidente che quando riuscite a vivere solo il vostro presente, essere solo qui e ora, senza alcun pensiero, è uno stato meraviglioso, è un paradiso dal punto di vista mentale, psicologico, non solo tanto le situazioni esterne, per esempio una vacanza al mare, un viaggio, un buon cibo, una musica, un film, un divertimento, o la presenza di altre persone, o relazioni, o partner, o amici, certe attività, come per esempio fare sesso, come si tende a pensare, che sono a determinare la qualità della nostra vita, il miglioramento della qualità. Non è tanto questo la situazione esterna, quanto il fatto che tutte queste situazioni, o certe persone, ci predispongono a vivere di più il nostro presente e ci aiutano a non perderci in inutili pensieri sul futuro o sul passato, che a volte si ripeto sfociano proprio in ansie o in depressioni. È solo questo in definitiva che rende piacevole l'idea di essere vissuto la vita, e ne migliora la qualità, ne aumenta l'intensità, la profondità, semplicemente la presenza mentale. Se facile come sembra, in pratica sarebbe bello se fosse così semplice. Purtroppo vi posso dire, anche per esperienza professionale da psicoterapeuta, che molte persone non riescono da sole a rimanere senza pensieri nella presenza mentale, anche se trovano ad utilizzare le pratiche di cui ho parlato prima, l'ortogono, eccetera, anche la meditazione, yoga, eccetera, neanche con le varie pratiche riescono a recuperare la tranquillità, la presenza mentale, senza pensieri. E questo accade quando certi condizionamenti, certe convinzioni, certi schemi di comportamento sono mai troppo radicati in quella persona. Questa persona deve ricorrere all'aiuto di altre persone, specialisti, a counseling, con la psicoterapia, o in certi casi anche alla psicofarmacologia, secondo dei casi, per tranquillizzarsi, per assicurarsi, e a poco gradualmente riuscire finalmente a non stare troppo nei pensieri sul passato, sul futuro, nelle preoccupazioni, e riuscire a essere solo presenti, lasciare cadere la vita, naturalmente, come dire, senza pretendere di poter prevedere e controllare tutto. Quando riusciamo a essere finalmente presenti, qui e ora, senza pensieri, ciò che lasciava cadere. Le ricerche hanno evidenziato che viene limitata l'attività delle zone corticali, cioè della corteccia cerebrale, la parte più esterna del cervello, e vengono attivate invece le zone sottocorticali, zone più profonde, come se c'era un bulbo, ponte, cosa succede di conseguenza a livello psicologico. I pensieri che sono legati all'attività della corteccia, la persona riesce a sentire e a vivere di più le sensazioni attuali del presente. Se riusciamo ad abituare la mente in questo senso, la vita cambia, il tempo si dilata, aumenta il benessere, il senso di benessere, la felicità potremmo anche chiamarla, qualunque cosa accada nella vita, perché se si vive di più il presente, cioè
avuti paure, magari per cose che non accadranno mai, o inutili rimpianti, sensi di colpa, rabbia, per ciò che ormai è accaduto. Insomma, vivere solo il presente è un po' come cominciare a vivere già oggi l'eternità.